Signor Presidente, signori colleghi, esponenti del Governo, prendo la parola in quanto per Forza Italia in questo momento si è verificato un fatto dal punto di vista politico eccezionale, per non dire un fatto grave. Si è stati chiamati per il voto finale di un provvedimento, di un decreto, che prevede oltre 20 miliardi per sostenere cittadini e imprese dalle crisi che stanno avvolgendo il nostro Paese. E uno dei partiti che sostengono la maggioranza di governo del Presidente Draghi ha manifestato la volontà di non partecipare al voto, e questo è quello che è accaduto. Ora, qui non siamo di fronte ad un provvedimento qualsiasi in un momento di pace sociale. Noi siamo di fronte a un momento di grave crisi che probabilmente anticipa momenti ancora più difficili per il nostro Paese, per i nostri cittadini. E io non voglio fare giri di parole, ho ascoltato il Presidente del gruppo Movimento 5 Stelle dichiarare perché, e le sue parole, le sue motivazioni assomigliano, e questo è un quesito che io pongo all'Aula, pongo alla maggioranza che sostiene il governo Draghi, assomigliano più a un partito di opposizione che non voglia permettere al Presidente Draghi di proseguire nell'opera fino alla fine della legislatura. Forza Italia ha sostenuto e sostiene il governo Draghi perché ha ritenuto fin dall'inizio che fosse l'unica forma di governo che potesse tenere coesi partiti che hanno storie, tradizioni, DNA completamente diversi. Ma probabilmente quello che sta accadendo negli ultimi giorni, le richieste che vengono fatte al Presidente Draghi e che sono ormai diciamo sulle pagine di tutti i giornali, con quesiti, richieste da parte del leader del Partito 5 Stelle di trovare soddisfazioni su 9 punti, più della metà delle quali Forza Italia non approva minimamente, non le voglio citare. E in un momento in cui viene dal Presidente Crippa, fra le motivazioni per non partecipare al voto, ripeto, un partito che sostiene il governo Draghi, tra le motivazioni c'è che a Roma il sindaco Gualtieri vuole, pretende, insiste nel realizzare un termovalorizzatore.